Buongiorno a tutti e grazie alla giuria del premio Andersen per l'assegnazione di questo premio che ci onora e ci rende felici. Grazie al sistema bibliotecario dei Laghi e al sistema bibliotecario del Verbano Cuseo Ossola, con i quali insomma abbiamo realizzato le prime foto poesie che poi sono entrate dentro nel libro. E grazie all'APIS e a Rosaria Punzi per la libertà che ci hanno lasciato e per il coraggio insomma che hanno dimostrato nella realizzazione di questo libro. E io personalmente vorrei ringraziare anche la poesia di Marcello Argilli, Occhio Ladro, a cui abbiamo rubato il titolo, che dice: beato chi ha l'occhio ladro, ovunque vede un quadro e come i pittori vive rubando forme e colori. Questa poesia per me è stato un piccolo talismano che mi sono portata dietro per anni parlando negli incontri di poesia, e quando poi ho incontrato il modo di fotografare di Massimiliano mi è sembrato la traduzione perfetta in immagini di ciò che dice la poesia. E poi mi è piaciuto anche fare insieme un libro che ha il desiderio di essere una porta che si spalanca verso nuove storie inventate dai lettori con il loro occhio ladro. Quindi ancora grazie a tutti. E dimentichiamo mica qualcuno? Sì, dobbiamo ringraziare il papavero della copertina. Ah. Aspetta, l'avevo lasciato qui. Doveva essere qui da queste parti. Dove l'hai messo? Ma sai, con i papaveri è sempre così. È un quello, giorno forse. Sono qui. Ah, eccolo là. Quello laggiù. Sì, quello là.